Il sole del primo mattino sveglia i boschi silenziosi della Valnure. E come una macchina, dagli ingranaggi inossidabili, tutto, come sempre e da sempre, si rimette in moto. Poco distante da qui si popola anche Ferriere, il comune più esteso della provincia di Piacenza. Prende il suo nome dalle miniere per l'estrazione del ferro, attività redditizia nei secoli passati. Qui, tra poco, prenderà il via il Ferriere Trail Festival, con tre percorsi di gara di 20, 30 e 54 chilometri. La partenza è prevista alle ore 7 in piazza delle miniere. Il percorso è magnifico. Questo punto di Appennini mi mancava ed è stata veramente una sorpresa. Veramente bello, cioè dovunque ti giravi era uno spettacolo. In più, da ogni punto si riusciva a vedere dove saremmo dovuti passare. Qui sali e scendi continui, svolte improvvise, boschi di faggi, boschi di pini, paesaggi che cambiano moltissimo. Il paesaggio, ecco, ci aiuta tantissimo a sopportare anche la fatica. Ovviamente quello che abbiamo scelto di monitorare è il percorso lungo. 54 chilometri con oltre 3.000 metri di dislivello. Si sviluppa quasi interamente nel territorio del comune di Ferriere. Fa eccezione solo uno sconfinamento di circa 6 chilometri nel comune di Santo Stefano d'Aveto, in Liguria. Il tracciato coinvolge tutte le cime più alte del territorio. Il roadbook ne conta 7, oltre i 1.300 metri di quota. Abbiamo toccato le cime, quasi tutte le cime più alte di tutta l'Alta Valnure. E una volta arrivati in cima, poi si rimaneva sempre in cresta. Abbiamo visto dei caprioli, ce n'erano tantissimi, per me anche un cervo perché aveva anche le corna. Quindi, e questo è sempre magico, perché è un incontro dove veramente l'uomo si ferma e fa un passo indietro, no? Sto entrando io nel tuo territorio e quindi non voglio disturbarti. Proprio nello sforzo enorme e coraggioso di vincere la fatica, riusciamo a provare, almeno per un istante, la sensazione autentica di vivere. Raggiungiamo la consapevolezza che la qualità del vivere non si trova in valori misurabili in voti, numeri e gradi, ma è insita nell'azione stessa, vi scorre dentro. Penso spesso chi me l'ha fatto fare. Spesso mi capita di pensare, ma perché? Perché comunque fare fatica. Però comunque anche correre aiuta molto anche a pensare, sì. Cosa pensi? Pensi a magari a quello che puoi fare, allo sforzo che stai facendo. A me piace molto sentire il rumore dei passi. Una macchina è costruita, qualsiasi macchina, non solo le automobili, è costruita per sopportare certi carichi. Oltre a quei carichi si rompe. L'uomo invece, allenandosi progressivamente, riesce ad adattarsi a tal punto da poter fare cose che erano impensabili prima. Alla fine di ogni corsa, nonostante intanto che sto correndo, spesso mi chiedo chi me l'ha fatto fare e alla fine poi sto bene e sono contenta di averlo fatto. Filippo Canetta firma il counter a 6 ore e 30 minuti, vincendo la prima edizione del Ferriere Trail. Ilaria Fumi, invece, è prima fra le donne in 8 ore e 42 minuti di fatica e piacere. La fatica insegna anche moltissimo, perché insegna ad apprezzare quello che stai ottenendo. Basta stare sulla linea di arrivo di una gara di ultra trail e si vede la soddisfazione dei primi, degli ultimi, quando attagliano il traguardo. Quindi hanno sofferto, hanno faticato tantissimo, ma quando arrivano a quei 200 metri che li separano dall'arrivo, la gioia è immensa.